Il brano che vediamo adesso è Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Il brano è strutturato fondamentalmente in strofa e ritornello. Cercheremo di vedere le due parti. Come sempre è suonato con il plettro, e questo è importante per dare quel tipo di suono che ha il basso in quel brano. La tonalità nella strofa è un sol minore mi bemolle, mentre poi nel ritornello ci si sposta in do maggiore. Il brano inizia senza il basso, ci sono praticamente due strofe praticamente complete cantate soltanto dalla voce con il resto dell'accompagnamento, delle tastiere, ma non c'è diciamo il basso. Il basso entra poi sulla terza strofa, ok? Ed entra sul finire della seconda strofa, sull'ultimo accordo della seconda strofa, con questo passaggio. Ok? Quindi qui suoniamo questo semplicemente sol. Ok? Dopodiché inizia, diciamo, la terza strofa vera e propria. Parte di basso, diciamo, della terza strofa. Quindi, fatto come dicevamo quel passaggio, iniziamo così. La partenza quindi è Do, Re, sempre Re, stessa cosa ripetuta un tono indietro, quindi questo è un Si bemolle Do. Poi andiamo a fare un Fa diesis Sol, Sol grave, Re Mi bemolle, poi salto di ottave sul Mi bemolle, Do, Fa Sol, Re Mi bemolle, Fa Sol, e qui ci siamo fermati e siamo pronti a entrare nel ritornello. Il ritornello in realtà è semplice, bisogna solo mantenere la cadenza, è un salto di ottave sugli accordi. Gli accordi sono Do, La minore, Fa, Sol, ok? Questa cosa la facciamo però suonandola in salto di ottave, quindi. Ok? Questo è il giro del ritornello. Quindi quattro volte lo facciamo completo. La quarta volta, quando arriviamo sul Sol, andiamo sul Re, Mi bemolle, Sol, e siamo pronti a rientrare nella strofa. Quindi l'ultimo giro del ritornello sarebbe adesso la ripresa della strofa dopo il primo ritornello. Il giro è simile, ma non è esattamente uguale. Anche qui partiamo con il solito, poi facciamo, e vediamo poi la strofa ancora successiva. Quindi, dopo che abbiamo fatto questo, Re, sempre Si bemolle Do, Fa Sol,
Re mi bemolle. Qui c'è un passaggio, vedete, quindi dopo il Re mi bemolle. Questo è Mi bemolle, Do, Si bemolle, Sol. E poi cade in Do, quindi. Quindi dopo il Do torniamo in Sol. Poi andiamo in Mi bemolle con il Re Mi bemolle. Sol. Quindi cambiamo la cadenza. Poi di nuovo in Re Mi bemolle. Di nuovo Sol. Poi andiamo sul Sol grave. Con questo passaggio che è un cromatismo Do, Do diesis, Re. E quindi quando cadiamo su questo Re entriamo nella strofa ancora successiva. Ok, la strofa successiva riprende la cadenza, se vogliamo, più semplice come la prima che abbiamo visto, quindi diventa Re, Si bemolle Do, Fa Sol, Re Mi bemolle, Si bemolle Do, Fa Sol, Re Mi bemolle, poi andiamo Fa Sol e siamo pronti a entrare nel ritornello. Vi suono tutto questo secondo pezzo di strofe, così lo mettete di nuovo bene a fuoco. Che è esattamente come abbiamo visto prima, quindi il solito salto di ottave e via con il ritornello, e in questo modo avete tutto quanto il brano. Ciao!